dove sono i giovani protagonisti, tendiamo sempre a pensare a strumenti, definiamoli molto classici, che possono essere appunto la chitarra, il basso, la batteria, oppure il pianoforte. Però ci sono anche giovani appassionati di musica, giovani musicisti che poi prendono strade completamente diverse e si approcciano a strumenti che, diciamo, non sono quelli propriamente, che conosciamo tutti i giorni. E questo è un po' il caso di Alessio Brevaldi di Rivarolo, che è qui con noi oggi. Alessio, ciao, Ciao, buongiorno. buongiorno. Alessio, appunto, prima telecamere spente, chiacchieravamo un po' anche un po' per conoscerci, di questa tua passione, che è quella Sì. dell'arpa, che effettivamente non è uno strumento, come dicevo prima, classico di cui si aspetta che un giovane si approcci. Vuoi raccontarci e raccontare ai nostri spettatori un attimino come ti sei avvicinato? Perché la storia è interessante, è carina, raccontaci. Ok, allora, prima di tutto sono sempre rimasto a digiuno di arpa, nel senso che non ho mai avuto modo di conoscerla prima. Andai a questo festival di musica celtica in Valle d'Aosta, a Courmayeur, conobbi questo arpista bretone con cui parlai e niente, rimasi assolutamente folgorato da questa figura. Un po' l'insieme, lui come personaggio, barba lunga, occhiali rotondi, Nome anche insomma. particolare. Mirzim, che vuol dire in bretone significa Merlino, e quindi lui era assolutamente affascinante come personaggio. Quindi sono tornato a casa e ho detto: io devo suonare l'arpa. Proprio convinto, a settembre acquistai la prima arpa celtica, iniziai poi a studiare un po' per conto mio, poi presi lezioni, insomma, poi tutto in divenire è Perché andato avanti. raccontavi prima che tu hai avuto un approccio al mondo della musica, definiamolo più classico. Sì. Quali sono stati gli strumenti che ti hanno portato? E ti sei avvicinato alla musica? Che cosa della musica ti è piaciuto da farti avvicinare agli strumenti in generale, allo strumento in Sì. generale? Ok, allora, sin da bambino, allora, iniziai dalle percussioni da autodidatta e batteria, tendenzialmente perché ero un casinista, tra virgolette, nel senso che suonavo di tutto, cartoni, mobili con i bastoni, tipo delle scope, cioè facevo delle cose assurde, ma anche i miei genitori, vedendo queste cose qua, mi hanno detto: ma magari prova un po' a indirizzarti verso la batteria. Certo. Provai la batteria, mi piacque molto, e quindi da lì poi sono passato al violino, un po' di chitarra, la viola da gamba, ho preso qualche lezione a Verolengo come strumento barocco, fino ad arrivare all'arpa. Beh, un bel escursus. Però sì, ho cambiato anche i flauti irlandesi, il tin whistle e il low whistle, sono uno piccolino, uno molto lungo. Beh, diciamo Sì. che hai appunto fatto un passaggio generale molto ampio per poi arrivare a suonare arpa. Arpa che appunto ti sei avvicinato attraverso la musica celtica, però hai poi a questo punto fatto ulteriori passi avanti ampliando quelle che sono poi le tue conoscenze a livello musicale, perché ci vuoi anche raccontare un attimino quello che è la musica che oggi suoni. Sì, ok, allora, diciamo che come generi rimango molto fedele al principio, cioè alla musica celtica, perché sono un appassionato anche di musica celtica, però ho studiato musica classica poi in conservatorio, quindi anche armonia, insomma, analisi, tutte quelle materie che ti fanno vedere la musica anche da un punto di vista più accademico piuttosto che Certo, pratico solo. teorico-pratico che sono importanti. Ecco. Esatto, sì, tant'è che appunto insegnando poi anche solfeggio. Serve. Se non si solfeggia, non si suona, a parte quelli fortunati ad orecchio. Però tendenzialmente sì, suono musica classica, diciamo, come impronta è quella lì, però tutto il resto, che siano cover, musica celtica, pop, rock, adattamenti sull'arpa, ci stanno, possono non piacere magari perché l'arpa è sempre vista un po' come uno strumento angelico, in realtà è tutt'altro che angelico, è molto diabolico, soprattutto nello spostarsi in giro, però e beh, 40 kg per 1,90 m diciamo che fanno. Diciamo che effettivamente è abbastanza importante come strumento, però il bello della musica è anche quello, che uno strumento che nasce o è nato secoli dietro per un determinato tipo di musica, poi è utilizzabile. L'approccio, probabilmente, lo chiedo a te che sei appunto musicista, oltre che insegnante anche di musica,
L'importante è anche l'approccio che si ha a livello mentale, chi è che lo suona, se ha voglia di sperimentare, può arrivare a suonare tutto. Sì. La musica, appunto, non solo come musicista, ma come insegnante. Sì. Quanto è importante anche insegnare ai giovani la musica? Perché la musica ci accompagna tutti i giorni. Sì. Però una cosa è ascoltarla attraverso una radio, un'altra cosa è quella di suonarla. Sì. Ma allora, per quello che vedo molto nei bambini piccoli, che diciamo che ho due fasce d'età, quelli un po' più piccolini, che hanno anche 5-6 anni, fino ad arrivare a chi ne ha magari 12, 13, 14, quindi preadolescenza o adolescenza. E, per i bambini più piccoli molte volte è vista come un gioco, o perlomeno aiuta un sacco nella comunicazione anche non verbale proprio. Magari tu stai suonando, sei a tu per tu con un allievo, comunque lo capti, che anche se non ti dice delle cose, le capti, le tensioni, insomma, l'emotività. Anzi, molto spesso addirittura mi è capitato che non volevano cantare, avevano un po' questo blocco di non voler far uscire la propria voce, magari intonando una determinata nota, una melodia, quello che è, e aiutava poi superare quell'ostacolo, no? Perché inizi da lì e poi nella vita, insomma, siamo pieni di ostacoli tutti i giorni. Assolutamente. Può essere già utile come palestra quella del cantare. Però come forma di comunicazione, di socialità anche, assolutamente, perché tra bimbi nelle classi o anche ragazzi proprio si aiutano, magari uno non sa bene fare un passaggio sull'arpa oppure anche solo a solfeggio, ci si dà una mano, aiuta tanto nella socializzazione la musica, nell'esprimersi in generale proprio a 360 gradi. È uno strumento fondamentale, che è appunto un modo di esprimersi, di sì. fare i propri sentimenti. A volte le cose che un po' reprimiamo, alla fine dei conti, con la musica riusciamo totalmente a sfogare. Sì. Tu lo sfoghi, tra virgolette, mi dicevi prima, preferisci suonare a livello individuale, ma anche hai avuto anche esperienze sia in orchestra che in gruppi. Appunto, com'è anche questa differenza che si prova? Nel senso, una cosa suonare con altri, una cosa suonare a livello individuale. Ok. Ma allora, la cosa che ho, almeno per me come persona, quando ho suonato in orchestra al CERMIG, all'Arsenale della Pace Torino, sarà perché l'arpa, diciamo che a parte nell'opera che ha un ruolo fondamentale, dove si suona tanto, eccetera, nell'orchestra in generale, a parte magari per glissati passaggi, fa più da spezia più che da piatto, okay, è più un aspetto che colora quella. Però in orchestra appunto c'è questo senso di condivisione totale con tutto ciò che ti circonda, cioè dal palco al pubblico, ai tuoi colleghi, eccetera. Suonando invece in duo, trio, quartetto, è bellissimo perché è un'intesa più solida, diciamo, e poi è proprio più, per me è molto più bello. Hai anche la possibilità di esprimere, diciamo, in maniera più organica anche quello che ciò che hai studiato, hai imparato, e ciò che è il tuo io legato a questo. Sì, poi ovviamente l'arpa sola preferisco ancora di più, ma perché è uno strumento completo, cioè poi è polifonico come il pianoforte, quindi può far tutto, ed è una soddisfazione, insomma, quando sentono solo l'arpa, insomma, poi l'arpa piace di solito un po' a tutti. Quindi, 30 anni, appunto, un passaggio importante della tua vita alla musica, come vedi nel futuro la musica e la vita, la tua vita, un percorso parallelo o, diciamo così, più intrinseco? No, beh, diciamo che metà e metà, nel senso che lo vedo come un percorso intrinseco, però nel senso che farà comunque parte della mia vita tutti i giorni per il resto della mia vita, però magari suono molto i matrimoni, o perché appunto l'arpa al matrimonio è un po' un classico, piace un po' a tutti, però spero che possa ancora evolversi in un qualcosa di più, sempre di più, andando avanti nella vita. Trasformarlo in quello che possa essere veramente un lavoro, definiamolo a tempo pieno, esatto, perché alla fine dei conti è anche impegnativo, perché ti chiedo l'ultimo, quante ore di preparazione, di suonare, a suonare bisogna, almeno quanto passi tu e secondo te quanto
uno strumento dove giustamente dovrebbe richiedere per migliorare. Infatti la cosa che molto spesso non si nota è che appunto quando vai anche solo ti propongono dei pezzi per un matrimonio, faccio l'esempio del matrimonio, sì, e sì, lo studio che c'è dietro, perché molti banalizzano la cosa del ah vabbè, ma tanto suoni uno strumento. Sono quattro corde. Esatto, no? Che si può applicare a qualsiasi strumento, certo, alla fine. Però in realtà ci sono un sacco di ore di studio dietro, anche solo un pezzo, cioè banalmente per magari due righe di musica c'è quel passaggio che non ti viene oppure devi stare lì a ripeterlo mille volte e ci metti delle ore. In media io cerco comunque di tenere sempre quelle 2-3 ore giornaliere per far pratica, per sì, la sì, tecnica, sì, per le mani, insomma, per i calli, perché poi sei pieno di calli sul polpastrello, nel caso dell'arpa, ma anche nel caso di altri strumenti. Sì, sì. E per gli allievi, beh, quelli più piccolini ci mettono magari, fanno solo mezz'ora, ma neanche al giorno, perché poi lì dipende un po'. Certo, è quasi un gioco, quindi divertimento. Esatto, poi, sì, però ci sono tante ore di studio dietro, sì, sì, assolutamente. Quindi, ricordiamolo a tutti, se uno vuole migliorare, perché uno può anche accontentarsi a un certo punto, sì, però se si vuole crescere sotto tutti i punti di vista, continuare pratica, a lavorare. Pratica, la vita proprio, tutta la vita pratica, sì, sì. Bene, adesso io ti ringrazio per questa chiacchierata, soprattutto perché ci hai anche spiegato, ripeto, un mondo musicale che conosciamo in maniera molto limitata, perché appunto quello dell'arpa è uno strumento che abbiamo notato, come dicevi giustamente tu, per le dimensioni che riconosciamo subito per quanto riguarda il suono, ma che effettivamente dietro a volte non si conosce perché non se ne parla abbastanza. Grazie ancora, in bocca al lupo per tutto, grazie. Ci vedremo sicuramente grazie più avanti. Grazie.